عندي ظروف ودي ودي متروف انا عندي ظروف. Nella settimana dal 23 al 29 maggio scorsi ad Amantea, città affacciata sul Tirreno Cosentino, ha preso vita il laboratorio Cinema Ambulante, organizzato dall'Associazione La Guarimba nell'ambito del progetto Migrarti del Ministero dei Beni Culturali. 10 giorni, 10 nazioni, 3 lingue, 7 documentari, una guarimba. Prendere le persone di culture diverse, con lingue diverse, in circostanze diverse, presentarle, metterle insieme, dargli un obiettivo comune e mandarli sulla loro strada. Questo, secondo me, è il segreto per l'integrazione, quando le persone hanno obiettivi comuni, hanno progetti su cui lavorano insieme. In questo modo, creare un documentario diventa una scusa per imparare un sacco di cose che sono utili in altri aspetti della vita. Diciamo, noi non formiamo documentaristi, stiamo formando persone che possono risolvere conflitti, persone che possono lavorare in una squadra, persone che possono scegliere insieme, utilizzare il consenso piuttosto che la democrazia così matematica, no, del voto, e avere una discussione aperta e trovare soluzioni insieme. Nel corso della manifestazione, un murales sui temi del progetto è stato realizzato in collaborazione con gli ospiti del CPA di Amantea e sui muri dello stesso dalla disegnatrice Sara Fratini. La proposta dentro di Cinema Ambulante era fare un murales dentro Amantea insieme a tanto ai rifugiati come italiani. Dopo il muro che ci hanno offerto è stato quello del centro, che è stato molto più bello perché così mi sono avvicinata tantissimo a loro. E ho deciso di fare tutti questi visi. E mentre lo facevo loro si sono incuriositi anche. Infatti io gli avevo detto potete venire, però all'inizio erano un po' diffidenti, come che non sapevano cosa fare, anche che hanno questa cosa che non volevo che si sentissero sfruttati. Dopo c'è stato un ragazzo che ha voluto fare il suo proprio murale, se lo gli ho dato il materiale e lo ha iniziato a fare lui da solo. Mi ha lasciato libero fare quello che voleva lui. Il presidente e fondatore della Guarimba, Giulio Vita, è rientrato ad Amantea dopo aver vissuto in Venezuela e a Madrid. Per me è radicale il cambio, no? Da città di 8 milioni di abitanti a un paese di 15.000, da città che stanno come Madrid, che è all'avanguardia della cultura europea, mentre la Calabria che non è all'avanguardia della cultura europea. Però è anche vero che non avremmo potuto fare neanche la metà della roba che stiamo facendo qui in altri posti, sinceramente. Insomma, qua almeno questo contesto ci permette a testare modelli interessanti, diciamo, no? E a portarli avanti. Il festival comunque è molto partecipato, questo anche, insomma, abbiamo delle cifre di pubblico molto interessanti che non potremmo avere in posti come Madrid, per strano che sia, capito? Dopo Cinema Ambulante, tanti i progetti che la Guarimba intende realizzare nei prossimi mesi. Il festival del 7 agosto, il 28 giugno io vado a Monaco per il progetto Tandem Europe, perché facciamo un progetto tra l'Ucraina e l'Italia, e siamo l'unica organizzazione italiana selezionata a Tandem Ukraine quest'anno. Siamo partner di un progetto vincitore di un fondo europeo per creare una videolibreria, la prima videolibreria in Calabria del cortometraggio, insomma, con la nostra programmazione costruiremo davanti a questa videolibreria e niente, daremo accesso, sarà come una biblioteca però di cortometraggi dove la gente potrà venire, vederseli, speriamo sia partecipata, comunque la gente avrà questo accesso. Insomma, noi l'unica cosa che possiamo fare come associazione ovviamente è proporre, no? Lanciare la palla, non possiamo imporre perché non siamo l'istituzione, però vabbè, noi possiamo creare un contesto, no? Sì.